Amici trader, buongiorno, bentornati al nostro appuntamento quotidiano con le analisi tecniche dell'Ufficio Studi di Finanza Online. Oggi il mercato italiano e europeo apre leggermente in calo dopo le parole appunto di ieri di Trump, sempre sul tema dazi commerciali. Noi quest'oggi invece faremo analisi tecnica, il punto come sempre sul FTSE MIB. Vedremo poi due titoli, in particolare Enel e Total. Vi ricordo però come sempre il webinar di Unicredit che avremo come ospite Stefano Fanton, uno dei insomma più conosciuti e apprezzati trader italiani. Il webinar è stato spostato a venerdì ore 16. L'iscrizione come sempre potete procedere dal nostro sito, quindi ad esempio Finanza Online. Se voi andate verso appunto la metà della home page vi trovate appunto tutti gli eventi da noi organizzati, tra questi appunto vedete anche quello di Unicredit, basta cliccarci e poi vedete l'iscrizione è gratuita. Il FTSE MIB oggi apre in lieve ribasso dopo la seduta molto positiva di ieri che ha superato i 23.500 punti. Ieri tra l'altro appunto sulla notizia dell'indice ZEU che è stato sopra, quindi migliore delle attese. Il mercato oggi vedete ritorna, si riavvicina a 23.500, però comunque la rottura dei 23.500 punti dovrebbe garantire all'indice un ritorno verso i 24.000 punti, quindi di fatto il ciclo si è allungato e dovrebbe quindi rimanere positivo, comunque non dovrebbe subire scossoni quantomeno fino a giovedì e quindi anche fine settimana. Quali sono i livelli da monitorare? Beh, diciamo che al rialzo ormai il target dei 24 sembra essere molto vicino e quindi nel caso di rottura dei 24 avremmo ulteriore target a 24.500 punti che come sapete sono i massimi del 2018 e un livello di stop poi diciamo di resistenza importante per l'indice italiano. Al ribasso invece diciamo che ritorni fino a 23.000 punti sarebbero più che comprensibili. Su una rottura dei 23.000 allora avremmo un po' più di forse accelerazione al ribasso con anche possibili storni verso 21.795, però rimaniamo del parere che comunque il mercato rimane fortemente improntato al rialzo, quindi a parte appunto possibili fasi correttive che sarebbero fisiologiche, anzi farebbero anche bene al mercato in vista di un punto rally di Natale, però appunto il mercato rimane improntato al rialzo, quindi è una situazione di forza per l'indice italiano, lo vedete anche da RSI che è fortissimo in ipercomprato, questo significa che il mercato ha ancora da dare. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Il titolo Enel oggi è leggermente negativo. Enel ha consegnato i risultati trimestrali che comunque sono stati positivi, ha alzato anche la guidance. Chiaro che è un titolo che ha corso veramente tanto e che su massimi importanti ha praticamente 7 euro, quindi ci sta un po' di presa di beneficio. Noi vi abbiamo sempre detto negli ultimi mesi che nonostante insomma, la corsa di Enel non c'erano appunto situazioni diciamo individuabili di pericolo, di rischio, quindi diciamo di prese di profitto per chi fosse sul titolo da lungo periodo. Diciamo che un livello di supporto importante è a 6,5 euro, diciamo che una rottura dei 6,5 dovrebbe mettere nel mirino i 6 euro, questo anche per la presenza, ve la sistemo meglio, della trend line rialzista comunque di medio lungo periodo, ormai partiamo dai minimi di ottobre del 2018, quindi diciamo una rottura di ambo due livelli, quindi dinamico e statico, giustificherebbe accelerazioni verso i 6 euro, ma che comunque in ogni caso per un titolo che ha corso così tanto sarebbero prese di profitto più che comprensibili. Diciamo che una rottura invece dei 6 euro allora ci darebbe un segnale un po' più importante, quindi anche per chi magari dal lungo periodo è entrato sul titolo potrebbe essere a quel punto un livello di uscita. Per chi volesse entrare diciamo o su un segnale di forza sopra i 7 euro, quindi la rottura in chiusura dei 7 euro però con un po' di volatilità, magari anche di volumi, o altrimenti aspettare diciamo i retest dei livelli di supporto che ho citato. Ovviamente poi noi seguiamo giornalmente i titoli, quindi nel caso vi aggiorneremo. Segnalo infine ovviamente perché va fatto questa divergenza su RSI ben visibile,
che appunto sembra indicare che comunque, diciamo, la forza in acquisto mano a mano cominciano a diminuire, quindi bisogna appunto monitorare con attenzione questi livelli di supporto, perché darebbero una conferma in caso di rottura della divergenza. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 11 22. Total oggi scende circa dell'1% dopo aver raggiunto un livello di prezzo di resistenza molto importante, quello dei 50 euro, che come vedete corrisponde anche al 50% di Fibonacci di tutto il trend ribassista che è stato avviato a praticamente ottobre del 2018. Diciamo che anche qui l'impostazione grafica rimane positiva, sicuramente 50 euro è il livello di resistenza importante, che se infranto aprirebbe direttamente verso i 51,40 e poi a salire vedete che dai 51 si può andare direttamente ai 55, quindi comunque un titolo da monitorare, un titolo interessante. Al ribasso invece è una rottura, abbiamo anche qui un ben determinato un livello di supporto, che è quello dei 48 euro, perché vedete il 38,2 di Fibonacci, vedete anche la media mobile 200 periodi, quindi una rottura di questo livello potrebbe generare accelerazione al ribasso con target per chi usa certificati a leva, ad esempio intorno ai 47 perdono, e 45 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.